due grandi richieste nostre, speculazione sui prezzi del cibo che è stata accettata e l'altra quella di mercati liberi sì, però tutelando i nostri produttori dalla concorrenza sleale. Un vero successo per la presidenza italiana che si vede entrare nella storia per aver dato casa al primo G8 agricolo e soprattutto per aver contribuito alla dichiarazione finale firmata dagli otto grandi con ben due temi accettati, inseriti e sottoscritti da tutti. Quindi lotta alla speculazione negativa sui mercati finanziari rispetto al prezzo del cibo e sia al mercato libero, ma con cautela. Questo significa che ci sarà una maggiore tutela dei nostri produttori da una concorrenza sleale. Occhi puntati anche sulla tipicità e territorialità dei prodotti, altra grande battaglia del ministro Zaia che ricordi quasi 5.000 prodotti tipici italiani e i migliaia di agricoltori che vi stanno dietro. Rimessa al centro dell'agenda internazionale anche la fame nel mondo che dovrà essere contrastata con misure molto più incisive per aumentare la qualità e la quantità di cibo. Zaia durante la conferenza stampa ricorda l'SOS lanciato dalla FAO. Ci sono 6 miliardi di persone che soffrono la fame, di questi 3 milioni all'anno purtroppo muoiono, tra loro anche moltissimi bambini. Sono 140 milioni i minori che soffrono di malnutrizione nel nostro pianeta. Cifre sconcertanti che necessitano di interventi pubblici e privati e più investimenti volti a favorire la produzione di cibo. L'accesso al cibo garantito a tutti e la sicurezza alimentare diventano allora il fulcro di questo summit agricolo. Oltre agli otto grandi, al tavolo dei lavori anche i ministri dell'agricoltura di India, Brasile, Sudafrica, Messico, Australia, Argentina, Egitto e l'attesissima Cina. L'impegno che la Cina si vuole prendere sul fronte dell'inquinamento, dell'agricoltura sostenibile, ma soprattutto dell'innovazione e del rispetto della qualità della sicurezza alimentare. Queste sono musiche per le nostre orecchie perché finalmente noi speriamo si potrà avere un confronto serio sui mercati con i loro prodotti.